Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno, ben ritrovato a Massimo Max del Papa. Ciao, ben trovato, buon sabato. Grazie, grazie, buon sabato a tutti. Allora, saluto Max, saluto naturalmente anche tutti quanti quelli che ci seguono come sempre. Difatti ne sono accaduti tantissimi durante questa settimana, sono stati giorni molto intensi, perché poi sai che c'è, Massimo, si passa inevitabilmente da un discorso a un altro senza soluzione di continuità, sì. Dalla guerra ai femminicidi, al patriarcato, al clima, adesso con la morte di Henry Kissinger, 100 anni il Machiavelli d'America che ci lascia, e poi questa questione della quale tu ti sei occupato, tu dici insomma pure era ora, un'età importante chiaramente era ora. E praticamente dicevo una situazione della quale tu ti sei occupato, vale a dire un'associazione tra chiesa e migranti, sì. Laddove vengono recuperati personaggi del passato che sì. Probabilmente qualcuno avrà anche perso memoria di questi individui, che però guarda caso all'occorrenza possono ritornare. Che cosa sta succedendo nella fattispecie? Ma una cosa che si sapeva da anni, che io stesso denuncio da anni, adesso è stata lanciata con forza clamorosa dal gruppo Panorama La Verità, quello di De Belpietro, che ha ricostruito un'allucinante faccenda di soldi transitati dalla Chiesa a Casarini. Luca Casarini, chi era costui? Ha fatto la storia come leader delle tutte bianche, dei No Global, quelli che facevano casino a Genova. Da allora in perenne attesa di una candidatura dal PD, amico di Orfini, amico di Fratoianni, è stato po' il portaborse di Fratoianni. Scusa, stiamo parlando di un individuo che si è messo in luce più di 20 anni fa. Stiamo parlando di un individuo che è ben fornito di precedenti penali, che ha vissuto nella violenza e sulla violenza tutta la vita, che è venuto su da quelle fogne che sono i centri sociali del veneziano e del padovano, violento, uno che ti manda le minacce così da Rodomonte, ne so qualcosa, e che a un certo punto è stato folgorato sulla via di Bergoglio perché gli è stato presentato, e allora è diventato culo e camicia con Bergoglio. Potevi dire buono e bravo, però no, proprio culo e camicia sporca, e non si sa chi è più sporco di lui. E si è fatto intestare una bagnarola, una ONG Mediterraneo, lì salva gli umani, e insomma è venuto fuori prove di finanziamenti dalla Chiesa per 2,5 milioni di euro a questo qui, 2,5 milioni di euro a un signore che ha i precedenti che ha, che è attualmente sotto processo per il reato di immigrazione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cioè la tratta di migranti, che ha fatto per tutta la vita il provocatore ad uso della sinistra, e che è passato dal dare dei coglioni, sai come bestemmiano i veneti, no? Lui bestemmiava e i vescovi ridevano. Porte avanti quei negri, che ma non cosa? Davanti. Oh, è tutto documentato. Noi se vede davanti, mette avanti quei negri, can. Questo è il tipo, e non poteva che essere amico di Bergoglio. 2,5 milioni di euro per avere salvato, tra virgolette, 400 di questi qua. Imputato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, uno che quando arrivavano i bonifici strani da un strano finanziatore diceva:
stasera tappo i debiti e mangio a champagne. E ultimamente è stato anche sentito, sempre intercettato, dice: con questa roba, cioè a lui arrivavano 6.000 euro al mese, tappo il divorzio e tutte le altre monate senza che devo andare a lavorare in un bar, che è il tipico disprezzo comunista per chi lavora. La cosa comica, grottesca, è che a questo qui questi soldi in debiti arrivavano proprio da quelli che lavorano nei bar, dai baristi, dalle commesse, dalle vecchiette, perché sono i soldi della questua, sono i soldi delle elemosine domenicali che il clero sottraeva ai fedeli senza dirlo e dava a Casarini. Sì. Casarini prendeva quei 2 milioni e mezzo, 6 mila euro al mese, e i fedeli si toglievano il borsellino. Allora, questa è un'organizzazione che mette insieme, vabbè, centri sociali, ONG e porporati, porpore scarlatte di sinistra. La regia è di Bergoglio, perché Bergoglio e Casarini sono diventati amici, perché Casarini poteva vantarsi: ci vuole la mia faccia de culo per dire al Papa cosa deve dire, gli ho detto di scrivere una lettera così e così, è tutto agli atti, però stavolta il me deve chiamar figlio diletto adorato. E lo faceva Bergoglio. Io mi ricordo quando polemizzavo anni fa, dicevo: guarda, con gente che va sempre in chiesa, però il Papa lo tratti male, dico: guarda che il tuo Papa è uno che ha dato le chiavi di Santa Marta e del Vaticano a Casarini. Non è vero, perché questi poi sono quelli che erano estimatori del generale Vannacci. Non è vero, sono tue diffamazioni. Poi è venuto fuori che effettivamente Casarini poteva andare a scopare in Vaticano dove e quando voleva, perché ci aveva libero accesso dal Papa. E allora il Papa ha fatto la regia. Non mi dispiace, ma è tutto preciso, è tutto non è manco un luogo dove normalmente uno pensa si possa andare a fare robe di ma questo tipo. Secondo te Bergoglio è uno che tiene a... No, fermate! Bergoglio è uno che... Dai, poi mi censurano, per piacere. Ma non ti censurano, ma censureranno Bergoglio, la cosa è così, cioè questo... Bergoglio è stato scelto quando c'è stato quel complotto mondiale tessuto da Obama, dalla sinistra dem satanista americana, dall'Unione Europea e dai papponi islamici per far fuori Ratzinger. Ratzinger ha capito l'antifona, se n'è andato, perché bruciavano le chiese, lui se n'è andato, e hanno voluto scegliere, altro che lo Spirito Santo, hanno scelto un papa farabutto per poter distruggere la Chiesa. Ci è riuscito. Vanno in chiesa 17 fedeli su 100, c'è una crisi a tutti i livelli, la sua è la voce di un clown, le sue operazioni diplomatiche sono dei fallimenti totali. Questo Zuppi, che è uno che ha una gran mano in questa faccenda, non ascolta nessuno. Non c'è mai stato un papa così screditato sulla scena internazionale. Ed è un Papa che teologicamente è meno di niente, come credibilità è zero, non è stimato, non è rispettato, cioè lui è stato messo lì per distruggere quello che restava della Chiesa, e ci è riuscito. E mantiene Casarini, lo manda al sinodo, cioè un pluripregiudicato che ha vissuto di violenza tutta la vita va al sinodo, dice: ho scoperto Cristo. No, hai scoperto lo champagne. E dietro questa operazione ci sono i cardinali bergogliani Zuppi, quello di Bologna, quello col ciuffetto, quello che assomiglia, che sembra il fratello siamese di Cesare Battisti, sai, il terrorista, no? Okay. Ecco. Poi c'è quell'altro cardinale palermitano, quello, mo ti dico come si chiama, il cardinale palermitano l'orefice. Poi c'è tutto l'intrigo del Don Ciotti, questo santone VIP, il santo dei VIP, quello che passava da Kissinger a Agnelli, a Napolitano, a Mattarella, quello della nave della legalità, libera, non si tocca niente che non voglia Ciotti nell'antimafia e nel coso. Ciotti è, vabbè, e sempre a sinistra anche di Casarini, Ciotti, quello che fanno le leggi come vuole lui, eccetera.
E poi c'è un manipolo di porporati, di intonacati, bergogliani, felloni. È tutta una partita di giro, sospetta la magistratura. Giusta sempre la regola aurea, ti ricordi? Quello che diceva Massimo Buzzi, quello, l'omicida, condannato per omicidio, quello del PD. Sì. Quello che diceva all'amico Carminati, il terrorista nero omicida dei NAR, amico mio, con i migranti si fanno più soldi che con la droga. Evidentemente la regola rimane rispetto, noi sappiamo che chi ci guadagna dal fatto di avere fatto invadere l'Italia al ritmo di 200.000 all'anno, gente tagliagole, gente disposta a tutto, gente senza niente da vincere e da perdere. Ci guadagnano tutte le associazioni, ci guadagna la Chiesa, le associazioni cattoliche, i Sant'Egidio, Zuppi è un uomo di Sant'Egidio, tutta quella pletora di associazioni, di realtà, di situazioni che sui migranti ci pigliano i soldi, ci pigliano le rette, ci pigliano i finanziamenti pubblici, privati, statali, europei. E quindi con i migranti si passano più soldi che con la droga. E i soldi con i migranti più che con la droga li fa anche Casarini, il quale così dice: tappo il divorzio, non devo andare a lavorare al bar. È una cosa vergognosa fatta sulla pelle dei fedeli. La Chiesa ha chiuso i portali delle chiese in faccia ai fedeli col Covid, li ha discriminati, li ha abbandonati, li ha colpevolizzati, gli ha detto di andarsi a vaccinare, così gli prendeva il cancro, come a chi ti scrive, vabbè, modestamente, come ad altri, tanti altri, tanta gente che muore, sta morendo, effetti avversi. La Chiesa ha detto che bisognava fare come diceva il regime, la Chiesa e non solo Bergoglio, quasi tutti i vescovi e preti felloni hanno detto che il regime sanitario non si discuteva, i vaccini facevano bene, non bisognava chiedersi quanto a effetti avversi. Allo stesso tempo la Chiesa prendeva i soldi dei fedeli, perché se tu vai non c'è messa dove il prete non pianga miseria perché siamo in difficoltà, perché quello, perché quell'altro, perché l'Azione Cattolica, perché la Carità è sempre più ricca e c'è sempre, sempre più in bolletta la Chiesa. E poi i soldi dei borsellini andavano a Casarini. È uno schifo, è un vomito che io non provo neanche dopo una chemio, amica mia. Quando sembra che il vomito ci abbia dato respiro, un'overdose di vomito, invece ne arriva ancora di più a soffocarci, a farci morire nel vomito come Jimi Hendrix. Questo è il nostro paese. Un paese dove la Chiesa Cattolica finanzia Casarini, lo manda al sinodo. Uno che si diverte a bestemmiare coi preti intorno che ridono, che diceva: can, mette davanti ste negri che non gli si vede quando sbarca, e i preti che si... Sai il che giro cosa? Borgogliano è un giro satanico. Però in tutto ciò non è che uno può fare come si suol dire, no? Di tutta l'erba un fascio, cioè no. Ci sarà sempre all'interno della Chiesa, perché è un'istituzione, quindi ci sarà anche chi non è d'accordo, chi vede queste cose, chi vede le incongruenze, chi comunque condanna, o no? Perché non ci credo che nessuno ha, come dire, visto le cose che hai visto tu, per esempio. Ma le dicessero, però, io non sento nessuno. Sì, la Chiesa dei diversi, la Chiesa dei missionari, la Chiesa dei martiri... E ho capito, però questi diversi, questi martiri, questi missionari, questi preti per bene sono macchie di leopardo che non fanno il leopardo. Il leopardo è la Chiesa delle gerarchie, è la Chiesa di Bergoglio, è la Chiesa del Green, è la Chiesa dei poteri, quelli forti e fortissimi, è la Chiesa dei Soros. Bergoglio, che non è potuto andare alla COP28 a Dubai sul riscaldamento globale perché ha preso freddo, ha preso la bronchite. No? Ed è un'altra. In America il clero americano è frontalmente contro Bergoglio. Perché? Perché ha capito, vabbè, ha altri finanziatori il clero americano, ma si è sentito preso di punta da Bergoglio, che li odia in quanto clero conservatore,
Però questo clero, oltre a reagire per vicende di bilanciamenti di potere interni, fa anche due discorsi, cioè dice: la transizione ecologica come la vuole Bergoglio costa 7-8 triliardi l'anno ed è, cioè, chi devasta? Devasta i poveri, devasta i fedeli, devasta anche la chiesa della gente, non la chiesa evidentemente dei Bergoglio. Quindi non possiamo noi sostenerla decentemente davanti a Cristo, anche se i vescovi e preti bergogliani intorno a Casarini facevano delle grandi bisbocce e ridevano, dicevano: a noi ci ha ispirato Gesù di Nazareth. Se Gesù di Nazareth ogni tanto si svegliasse e reagisse come sa fare Gesù quando si incazza, che quando Gesù si incazza è peggio del diavolo, quando si incazza, ne sappiamo, io ne so qualcosa, ma tanto, quando Gesù si incazza fa venire giù il Tempio. Allora che aspetta a far venire giù questo tempio di questa spelonca di ladroni? Vabbè. Poi la Chiesa dice anche un'altra cosa, cioè dice: Bergoglio è culo e camicia, non tanto con Casarini, ma è culo e camicia con la Cina. Cioè, il clero cinese è morto, il clero cinese è un clero di Stato, i diritti umani non sono contemplati, la tortura dei cristiani Bergoglio non la vede. Ma dice: se noi ci schieriamo come Chiesa con la Cina, che ne è dell'Occidente? Solito discorso. Quindi sono in posizione frontale. Cioè, adesso Bergoglio che mantiene uno come Casarini fa schifo, però è la goccia del mare. Il mare demoniaco è quello di un Bergoglio che sta con i dittatori di sinistra, che non sfida apertamente né Putin né il cardinale Kirill, che non tocca Hamas. Che definisce Hamas dei resistenti, che sta molto attento, che se deve incontrare una delegazione di ebrei, di rabbini, si fa venire il raffreddore. Ma a Bergoglio di Hamas non ha detto una parola di condanna. E i video che stanno trapelando su Hamas a Gaza sono qualcosa che ha fatto uscire pazzo anche i più incalliti di quanti abituati ai massacri di guerra, eccetera. Bergoglio sta con Xi. Noi sappiamo, piaccia o non piaccia, che c'è un asse, ne raccontava Federico Rampini proprio sul giornale, sul Corriere Oggi, un asse che unisce la Cina di Xi, la Russia di Putin e l'Iran di Khamenei, sono uniti oltre che per ragioni geopolitiche e militari, ma sono uniti anche nella convinzione che l'Occidente nostro, noi siamo arrivati al capolinea perché siamo considerati molli, siamo considerati ormai incapaci di difenderci e di difendere le nostre radici, le nostre convinzioni, la nostra cultura. Ci sabotiamo dall'interno col woke, con tutte queste baggianate. E ecco, Bergoglio in questo senso è perfettamente figlio del suo tempo, che però è un tempo scristianizzato, ma io lo dico da non praticante, oggettivamente è un tempo scristianizzato, cioè un tempo senza la fede, laddove noi abbiamo milioni ormai di elementi qua di una fede diversa, che non esitano a dirci qua in Italia: per voi è finita, farete una brutta fine. Quello che sembra strano è proprio questo aspetto, il fatto che molti cattolici, che naturalmente, come dici tu, no, seguono la visione, no, di quello che è un politicamente corretto, quello che noi abbiamo sempre etichettato così mainstream, che comunque appoggiano Papa Francesco perché lo ritengono comunque moderno, nuovo, una persona che comunque ha portato la Chiesa verso nuovi lidi, diciamo così. Quali? Sì. La traghettata verso la modernità, questo è quello che io ho sentito, espressione di cattolici, chiaramente. Sì, però, ma è una modernità comoda. Sì, ma infatti, allora, però poi voglio dire, non tutti i cattolici, non tutti i credenti e praticanti hanno la stessa visione di questo Papa, perché effettivamente o probabilmente sono talmente tanto anche questi presi nella morsa del politicamente corretto, del mainstream, di quello che comunque certa parte di informazione incanala, che abbracciano anche loro questi stessi principi
del Papa attuale, altri quelli che invece sono, no, ferventi, o magari quelli che sostengono un altro tipo di dogmatismo, invece lo escludono, e quindi sostanzialmente non lo ritengono nemmeno addirittura il loro Papa. Sì, non è un Papa questo qui. C'è un po' il problema che c'è in tutta quella vasta area che passa per essere di destra, ma che in realtà non è di sinistra, non è confessionale. Cioè, da una parte ci sono i cattolici comodi, cioè quelli che, questo è un Papa che, come si direbbe in senso, in modo marxista, come dicevano i marxisti, è un Papa nel senso della storia. La storia va lì, lui va in questo solco, ed è un Papa che deresponsabilizza, è un Papa che legittima il peggio, è un Papa che ti dice che l'unica cosa che conta è, sono i migranti e il riscaldamento globale, che cazzate, no? Però non fai i conti con te stesso, non fai i conti con la coscienza. È un Papa anche divisivo, che odia, perché se non la pensi come lui ti odia. È molto comodo dire: noi stiamo a quello che ci dice la gerarchia, quello che ci dice il potere, vaccinatevi, non chiedete, non rimuovete la realtà, l'energia nucleare, il riscaldamento globale, Greta, i migranti, Casarini, queste sono tutte le cose facili. Mm-hmm. Poi dall'altra parte ci sono gli integralisti, come i pro vita, come i lefebvriani, quelli preconciliari che vedono diavoli da tutte le parti, che vedono complotti da tutte le parti, e anche questi, insomma, si fa un po' fatica andargli dietro, perché insomma di concretezza poca, con tutta la solidarietà che si può dare a Provita, perché insomma, un manipolo di balordi e di balorde che cercavano di bruciarli vivi dentro, però anche questi hanno una concezione che è difficile da seguire, dogmatica, no? Integralista. Tutta l'altra parte di gente che crede pure, magari in modo tiepido, che non approva, però non si espone, non dice niente. È un po' perché non capisce, un po' perché non ha gli elementi, ma un po' perché non gliene frega niente. Sì. Quindi non c'è una resistenza critica. No. Non c'è. E quindi questo, che è uno scandalo epocale, cioè la Chiesa che prende i soldi delle elemosine e le dà a Casarini, finirà poi in niente. Perché? Perché qui c'è tutto un gran svolazzare di tonache e di toghe scarlatte. Però scusami Massimo, tu dici non c'è una resistenza davanti a queste cose, no, che no, destano anche, voglio dire, repulsione e vergogna. Ma come ci può essere una resistenza davanti a queste cose quando la gente non si fa una domanda sul caro bollette, che è proprio la vita di tutti i giorni, sulla società, sull'economia, sulla sanità? Cioè, mi sembra che noi siamo veramente lontani da qualsiasi tipo di discorso. Quindi il fatto che si sia lontani dalle questioni attinenti alla Chiesa e agli oboli lasciati dalla Chiesa a Tizio e Caio è perché probabilmente è la stessa gente che non si pone una domanda nemmeno su dove vanno a finire i nostri soldi in generale, capito? Sì, questo non è molto diverso dal passato, anzi forse... No, infatti, ma adesso è ancora peggio. Era ancora più... Sì, dici? La gente non problematizza perché non ha il tempo, non ha la voglia, non gliene frega niente, è qualunquista. Perché non c'è resistenza nei confronti delle bollette che sono arrivate alle stelle e della gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese? Perché sono tutti a casa, tranquilli, rilassati, nessuno che si preoccupa dell'austerity che ha alle porte, perché? Del fatto che l'Europa ci chiederà dei soldi che noi non abbiamo? Perché? Dillo a me, che ci ho fatto un libro su sta roba. Anzi, appunto, esatto. Perché da una parte e diventa sempre più difficile vivere, quindi corri dietro al presente, dietro alle mille beghe del presente, c'è da capire. La gente è già bombardata da tutta una serie di ricatti, di cose. Cioè, io ieri ho visto il telegiornale, mezz'ora ti parlano di Medio Oriente. Ah, ok. No, pensavo. Ma neanche, ti parlano della COP28 che fanno i petrolieri a Dubai, con la scusa di... Cioè, fanno la COP28 contro il petrolio e la fanno i petrolieri. Bergoglio, che è raffreddato, non va alla COP sul riscaldamento. E vabbè.
dall'altra metà era, allora, il telegiornale ieri è stato 20 minuti su Pupo, Pupo artista di pace. Pupo. Perché Pupo canta per Putin e anche per Zelensky. Vabbè. Poi Fiorello e Amadeus. Poi Julia Roberts che ci piace la pasta. Poi il ritorno di Fiorello e Amadeus. Io non, poi non ho capito perché uno lo chiamano Ama, l'altro Ciuri. Perché vengono a Sanremo, cazzo che novità, Sanremo, Amadeus e Fiorello, che novità. Immagino che l'anno prossimo, dopo quella scenetta ignobile, vergognosa, ti ricordi, con Fiorello che faceva lo spastico per prendere in giro i Novax, ti ricordi? Che venivano, sì. Ce la ricordiamo voi ascoltatori? Sì. Allora io mi chiedo, poi dico, il mio parroco mi dice che così bestemmio, ma allora bestemmio anche con te. Perché, signore, a noi vengono queste cose e ai Fiorello, agli Amadeus? No, dai, c'ha ragione il tuo parroco, non si dicono queste cose. Allora, la prossima volta Ciuri e Ama faranno una simpatica gag per prendere per il culo i malati di cancro come me, i malati di reazioni avverse, perché se prima hai preso per il culo i Novax che morivano, adesso devi prendere per il culo quelli che si sono vaccinati e che muoiono o che comunque sono malati gravemente. Io vorrei sapere... La giustizia qua non c'è sta, in cielo non c'è sta, allora andiamo tutti con Casarini. Poi il fatto è che la gente comunque sa che anche se se la prende, se si informa, se si incazza, se si documenta, non risolve niente. Non c'è niente da fare. E quindi dice, alla fine dice, sputa sangue, a chi va va. Io quando si è saputo che io avevo un linfoma, la reazione è stata, mi dispiace, ma sai, a chi tocca tocca, tanto toccherà un po' a tutti. Prima o poi toccherà anche a me, toccherà anche a quello, toccherà... Cioè c'è una rassegnazione ai livelli più fatali. Sì. Per cui uno dice, che sto a prendermela più tanto? Mi avveleno solo, già è così, già. Cioè il romano che vede che la sua città viene presa per il culo e viene scartata per l'Expo 2030 che va a Dubai, o dove era, non mi ricordo più, in Arabia Saudita. E il romano può anche rimanerci male, ma il romano sa che la sua è una capitale che neanche Calcutta, è da quarto mondo, è una città vergognosa, dove le municipalizzate vivono in un mondo tutto loro, dove non si lavora e si prendono i soldi, dove si fa uno sciopero al giorno, dove la malavita regna sovrana, dove i cinghiali passeggiano per il Campidoglio e Piazza San Pietro, dove i cumuli di monnezza arrivano al quarto piano, dove non c'è un servizio che funziona, dove non c'è uno sportello che funziona. E come fai? Al di là di tutto, va bene, gli Emirati, gli sceicchi hanno investito per soldi, hanno schierato Cristiano Ronaldo. Ma questo deve fare un paese. Un paese fa pubbliche relazioni, fa lobby. Roma c'ha Gualtieri, c'hanno la merda per la strada. Allora il romano, dico il romano perché in questo caso è tipico, no, ma per dire l'italiano, vede un ennesimo fallimento, un'ennesima sconfitta della sua città, del suo paese, che deve dire? Ci ride, ci fa le cose, perché tanto non c'è niente da fare. Poi qua, e chiudo, una parentesi anche, tanto sdegno, Roma, ci hanno penalizzati, perché no? Sì, ho capito, però Roma non era decentemente, come ha detto Tommaso Cerno, aspettate il 2030, poi anche Roma sarà abbastanza araba e potrà ospitare l'Expo, no? Ma qui c'è anche un atteggiamento schizofrenico, da una parte l'indignazione, la rabbia perché Roma è così sporca, così tenuta male, così vergognosa, dall'altra si glorifica uno come D'Agostino, che è un po' il sommo sacerdote di questa Roma lercia, sai, la Roma con la stanza dei cazzi in Vaticano vicino a quella del Papa, è tutta roba, il documentario di D'Agostino, la Roma degli omicidi, la Roma degli scambisti, dei locali, perché a Roma si arriva pure e si riesce demoni, perché a Roma la promiscuità, la pedofilia, Roma c'è di tutto. Allora mettetevi d'accordo, o Roma fa schifo oppure vi piace così. Non potete denunciare una città che è ignobile, però allo stesso tempo glorificare un cantore della ignobiltà come D'Agostino.
Questo non si capisce, no? Sono le solite nostre incongruenze. Ma sì. E così abbiamo anche Casarini, ateo, bestemmiatore, pregiudicato, che si converte, va al sinodo e si piglia 2,5 milioni di euro. Così può vivere bene coi soldi delle elemosine. E a questo Massimo, agli italiani piace. Grazie, grazie al nostro Massimo del Papa anche per questo intervento del fine settimana. Ci ritroviamo il prossimo sabato. Buona giornata. Speriamo. Ciao. Giornata. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.